Allora io, diciamo più che una relazione, darò alcuni spunti di riflessione su un dibattito che per chi di noi, diciamo, ha avuto modo di intervenire nei movimenti ambientalisti di vario genere si sarà sicuramente trovato a di fronte alle posizioni, diciamo, che mettiamo sotto il titolo della proposta della decrescita, e vedremo, diciamo, come alcune di queste posizioni, sicuramente alcune sono molto interessanti e da riprendere, diciamo, altre sono piuttosto pericolose, e poi vedremo invece come una proposta alternativa può essere portata nell'ambito dei movimenti ambientalisti, che è appunto la proposta che noi avanziamo di ecosocialismo. Diceva giustamente Fabrizio che noi non diamo, diciamo, non facciamo i pasticceri dell'avvenire, non daremo delle ricette precise per superare alcune contraddizioni, diciamo, teoriche ma anche materiali, storiche del movimento operaio, però alla fine su qualche ingrediente di queste ricette almeno credo che dovremmo riflettere. Allora, diciamo, cominciamo sulla questione della teoria della decrescita. In realtà più che di una teoria della decrescita possiamo parlare di una serie di proposte che hanno una forte popolarità nei movimenti, non solo in Italia, ma in Italia in modo piuttosto forte, nei movimenti ambientalisti, proposte che si caratterizzano anche con un, diciamo, con una certa radicalità nella critica rispetto al capitalismo produttivista, al capitalismo sviluppista, e che individuano una possibile risposta alla devastazione ambientale prodotta dal capitalismo in una inversione di tendenza sulla questione della crescita. Il capitalismo di per sé è un modo di produzione che, diciamo, ha una vocazione alla crescita economica, quindi ci viene proposto da questi teorici. Noi faremo riferimento soprattutto a Serge Latouche, che è il teorico francese che in maniera un po' più coerente ha messo insieme questo tipo di proposte in un quadro complessivo. Si propone appunto di criticare il capitalismo per questa sua vocazione alla crescita, ma più ancora che alla crescita, allo sviluppo. Poi ci torneremo dopo, perché sono due concetti differenti, quelli di crescita e di sviluppo, che vengono un po' facilmente accomunati in questo quadro teorico, per cui si propone di invertire questa tendenza e andare verso la decrescita. Ora, la proposta ha un suo fascino anche perché sembra semplice, però noi non vogliamo semplificarla, perché altrimenti bisognerebbe dire che il capitalismo stesso ha realizzato la proposta della decrescita, perché mi sembra che dal 2008 ad oggi siamo entrati in una fase drammatica di mancanza di crescita o addirittura di decrescita economica. Però, diciamo, non è semplicemente questo quello che viene proposto, ma, diciamo, una inversione valoriale, no? nella considerazione
di quello che un sistema economico dovrebbe realizzare. Allora, innanzitutto dicevo, le proposte di decrescita sono piuttosto radicali, per cui si oppongono anche alla retorica che viene fatta da alcuni settori della borghesia rispetto al cosiddetto, alla proposta di sviluppo sostenibile, no? Quindi di pensare che attraverso alcuni correttivi allo sviluppo capitalistico, come ad esempio la sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili, si possa correggere, diciamo, il percorso di sviluppo economico verso appunto una sostenibilità, verso una compatibilità di questo, lo sviluppo economico, con l'ambiente. Questo viene rifiutato dai teorici della decrescita, viene giustamente rifiutato, anche se, diciamo, con una argomentazione non di tipo materialistico, ma di tipo idealistico. Cioè, quello che si propone è di sostituire dei valori ad altri. Ad esempio, Latouche fa delle coppie valoriali su cui ragionare, per esempio l'altruismo, sostituire l'altruismo all'egoismo, la collaborazione alla competizione, il locale al globale, e tutta una serie, diciamo, di coppie valoriali che dovrebbero caratterizzare, diciamo, un'inversione di tendenza rispetto allo sviluppo capitalistico. In realtà, diciamo, la vocazione alla devastazione ambientale del capitalismo, diciamo, secondo invece un'analisi materialista, non è perché semplicemente il capitalismo ha la vocazione alla crescita. Il capitalismo ha semmai una vocazione all'accumulazione di profitto, all'estrazione di plusvalore, perché i singoli capitalisti, diciamo, hanno questa estrazione, questa vocazione, ed ha una struttura profondamente irrazionale nel realizzare questa vocazione. Per cui, diciamo, ognuno pro domo sua, ognuno cerca di estrarre il più possibile plusvalore e profitto in maniera anarchica e in maniera che poi, diciamo, produce degli effetti negativi per gli altri, per la società nel suo complesso. Tornando alle proposte della decrescita, quello che viene, diciamo, il fulcro delle proposte alternative rispetto allo sviluppo capitalistico e anche alle proposte di sviluppo sostenibile, e sono sostanzialmente, diciamo, proposte che ruotano intorno alle economie locali. Dicono esplicitamente, credo che questa sia una parola chiave delle proposte della decrescita, intorno all'autoproduzione, alla produzione non per il mercato. Quindi ho autoproduzione, e quindi, diciamo, è un ritorno a un'economia di sussistenza, oppure una produzione con scambio non mercantile, quindi, diciamo, un'economia di dono. Un'economia di dono, si dice di reciprocità. Quindi c'è comunque forte questa dimensione idealistica sui valori che dovrebbero ispirare, diciamo, una società futura non capitalistica, e, diciamo, poco una lettura storica, se vogliamo, della società, perché è immaginabile che un'economia di reciprocità, gli economisti parlano di baratto, diciamo, in maniera più gretta, sia la base della nascita di un sistema economico di mercato, no? Che è un'evoluzione dello scambio di cosa con cosa, una evoluzione necessaria
dovuta alla generalizzazione degli scambi, che poi, diciamo, ha prodotto le condizioni per un'economia mercantile e poi per un'economia mercantile capitalistica. Quindi si propone un ritorno a valori di tipo comunitario, a valori esplicitamente familistici, e insomma sostanzialmente, diciamo, in questo si caratterizza come una proposta di tipo reazionario, cioè quindi con elementi positivi di critica, perché, diciamo, è vero tutto, cioè è innegabile la questione del limite, no, alle risorse naturali, è innegabile e anzi, diciamo, va accentuata la critica all'irrazionalità dello sviluppo e alla devastazione ambientale prodotta dallo sviluppo capitalistico, ma quello che viene prodotto nell'ambito di questo quadro teorico della decrescita sono sostanzialmente proposte che finiscono per essere reazionarie, quindi, diciamo, di ritorno a valori comunitaristici, a valori familistici e a proposte economiche che fanno, volendo un po' sorridere anche per il carattere utopistico che hanno, diciamo, altro che socialismo, diciamo, pensate nella società attuale il ritorno a un sistema di baratto, di autoproduzione, di autosussistenza, altro che decrescita felice, diciamo, è la barbarie, no? È la devastazione dei legami sociali e delle strutture delle strutture sociali per come le conosciamo. Quindi in questo è una proposta che è molto rischiosa, ma soprattutto è una proposta che rischia di rimanere una proposta elitaria, di nicchia, di nicchie intellettuali, di persone accomunate appunto da una serie di valori, io credo soprattutto di origine religiosa, ma che rischia di non venire capita, per esempio, diciamo, dalla classe a cui facciamo riferimento, perché pensate appunto proporre in una situazione di impoverimento, allora, ci sono studi anche recenti che hanno rilanciato il fatto che le diseguaglianze sociali si stanno approfondendo vertiginosamente e a livello mondiale fra paesi e all'interno di singoli paesi, compresi i paesi capitalistici più sviluppati, in maniera devastante. Questo significa che c'è un impoverimento relativo di masse di lavoratori e lavoratrici, ma questo non ha vergogna, questo, diciamo, sono gli economisti ufficiali, da Galbraith a sono premi Nobel che lo riportano senza vergogna, cioè, dagli anni 80 ad oggi, quindi ormai sono 35 anni, di una tendenza continua a un approfondimento forte delle diseguaglianze sociali, anche all'interno dei singoli paesi capitalistici. Allora, come proporre a delle masse di lavoratori impoveriti, proporre la sobrietà, proporre l'autoproduzione, proporre la decrescita? Allora, a volte ci si è costretti, diciamo, anche, e ci si trova anche una convenienza economica, che ne so, farsi l'orticello sul balcone o sul terrazzo esposto, diciamo, ai fumi del traffico, però non è immaginabile che sia questa una proposta, diciamo, sociale, politica, no, di superamento dello sviluppo capitalistico. Figuriamoci proporre questo alle masse nei paesi sottosviluppati, che non hanno avuto la possibilità, perché sfruttati, perché ricattati, perché indebitati con i paesi più sviluppati, adesso gli si dice non potete neanche aspirare a uno sviluppo neanche simile a quello che è stato fatto da noi, che vi abbiamo rapinato per centinaia di anni, perché questo produrrebbe una devastazione globale. Allora, diciamo, è chiaro che non può essere questa una proposta di massa, anche se a noi sembra, diciamo, una proposta
ad oggi più diffusa ovviamente dell'ecosocialismo anche nei movimenti, che, ma rimane diciamo, una proposta che non può che rimanere di elite, eh? Non può che rimanere una proposta che dà soddisfazione magari al piccolo gruppo che si organizza per, diciamo, che ne so, per fare le ferie sostenibili, cioè, tutte cose positive che non voglio non propagandare, no, diciamo, io stesso magari faccio, ovviamente, diciamo, dal riciclo, il riutilizzo, l'utilizzo di mezzi alternativi di locomozione, eccetera, però sono soluzioni private, sono soluzioni individuali. Quello che noi invece dovremmo provare a rilanciare, diciamo, il dibattito di oggi, il dibattito che abbiamo fatto a Roma nell'ambito del seminario su Marx, e un po', diciamo, la caratterizzazione della nostra organizzazione in senso ecosocialista, va nella direzione di provare a lanciare una proposta altrettanto radicale di critica al capitalismo, ma basata su, innanzitutto, su una critica storica e dialettica dello sviluppo economico e di classe, soprattutto lo sviluppo economico capitalistico, e su una proposta che, per quanto incredibile possa sembrare, è molto più credibile di proposte, diciamo, utopistiche, tipo quella della decrescita. Su questa proposta credo entrerà più nel merito la relazione di Marco successiva, però, diciamo, io alcune cose le voglio accennare. Allora, è chiaro che la nozione di socialismo è fortemente screditata dalle esperienze degenerate che ci sono state nella storia del secolo scorso. Ora, diciamo, non è questo il momento per discutere della degenerazione del socialismo, però, diciamo, c'è anche una degenerazione in senso, diciamo, anti-ecologista, che c'è stata. Perché, lo ricordava anche Fabrizio prima nell'introduzione, Marx è stato letto, diciamo, come un produttivista, no? Cioè, questa storia dello sviluppo delle forze produttive che permetterà l'avvento di una società organizzata in maniera egualitaria, che permette, diciamo, la costruzione di rapporti di produzione diversi da quelli caratterizzati dallo sfruttamento delle società divise in classi, è stato letto sviluppo delle forze produttive come sostanzialmente l'accumulazione socialista, no? Contrapposta a quella capitalista, ma sostanzialmente fatta delle stesse cose, no? Cioè, addirittura la storia economica dell'Unione Sovietica è segnata da scelte di accumulazione antipopolari, cioè che anziché produrre le cose che potevano servire, migliorare la vita della popolazione, si puntava su produzioni, basti pensare all'industria bellica, all'industria aerospaziale, alla corsa, no, alle guerre stellari. Ma questo, diciamo, non c'entra niente con Marx e neanche con Engels, eh? Lo sviluppo delle forze produttive, paradossalmente, diciamo, in Marx e Engels, no, quello che stiamo cercando di fare con i nostri seminari sul capitale, no, in maniera, diciamo, testarda, no, di reintrodurre la teoria del valore di Marx nella lettura di Marx, cioè di reintrodurre il capitale in quello che si sa comunemente di Marx, eh? Diciamo, se non si legge correttamente la teoria del valore basata sul lavoro astratto di Marx, si incorre facilmente, diciamo, in letture fuorvianti. Lo sviluppo delle forze produttive non ha niente a che fare con l'accumulazione di produzioni pesanti, materiali, ha a che fare con la socializzazione del lavoro. Pensate, ora, quello di cui Latouche si spinge anche a chiedere
sostanzialmente l'abolizione dei sistemi sanitari nazionali e scolastici nazionali. Però appunto, immaginate, diciamo, pensare lo sviluppo invece di questi sistemi, lo sviluppo dell'istruzione pubblica, gratuita per tutti, lo sviluppo di una sanità ad alti livelli per tutte. Questo è anche sviluppo delle forze produttive. Diciamo. E ad oggi siamo in una fase in cui possiamo permetterci di avanzare una proposta per orientare lo sviluppo delle forze produttive. Però una proposta di questo genere, orientare lo sviluppo delle forze produttive, non è possibile, per quello che dicevo all'inizio, nel quadro di un'economia capitalistica di mercato. Perché l'economia capitalistica di mercato, un'economia capitalistica quindi, di mercato è un pleonasmo, è fondata, diciamo, sulla libertà di decisione di chi possiede i capitali, di orientare gli investimenti e di, diciamo, decidere cosa, quanto e come produrre e come sfruttare. E quindi chiaro, diciamo, che la proposta ecosocialista significa che noi rileggiamo una proposta socialista che, sebbene screditata anche dal punto di vista ambientale, a tutt'oggi diciamo, il socialismo è ancora la proposta che indica chiaramente un superamento del capitalismo, cioè l'aspirazione a costruire un sistema economico radicalmente diverso, ma razionale, diciamo, che non sia la barbarie. Poi, diciamo, altre proposte di sistema economico alternativo e che superi in avanti l'economia capitalistica non ne sono state avanzate ad oggi. Quindi noi proponiamo una rilettura della proposta socialista con gli elementi di coscienza che abbiamo oggi, quindi una rilettura attuale del socialismo, e soprattutto questo è l'ingrediente fondamentale che dobbiamo buttare, diciamo, in questo pentolone della pasticceria dell'avvenire, che sia fondato sulla democrazia, sulla pianificazione, perché il mercato va superato, ma sulla pianificazione democratica, non sulla pianificazione burocratica che, diciamo, ha fatto fare scelte impopolari e devastanti anche dal punto di vista ambientale del passato, ma sulla pianificazione democratica che permetta a tutti, diciamo, i lavoratori e lavoratrici, i cittadini in generale, anche ai consumatori, diciamo, anche a chi deve fare scelte di consumo, di confrontarle democraticamente, collettivamente con gli altri e trovare, diciamo, una strada di sviluppo che non sia devastante per sé e per le generazioni future. Questo tipo di critica non è nuovo, abbiamo qualche libretto anche in vendita, lì poi troverete in libreria, ma diciamo è già dagli anni 30, è già Walter Benjamin che ha avanzato, diciamo, una critica della lettura produttivista del marxismo e una critica socialista e marxista al produttivismo capitalista, e che diceva, e con questo concludo giustamente, che probabilmente la rivoluzione non è la locomotiva della storia, ma è probabilmente il freno che le lavoratrici e i lavoratori devono democraticamente tirare allo sviluppo irrazionale del capitalismo prima che il treno, prima che la locomotiva si vada definitivamente a schiantare. Grazie.